Guerrieri, Palazzo Petrucci e Chirico. Sì, siamo qui a Palazzo Petrucci a presentare la nuova sfoglia campanella al gusto di pastiera con il grano chirico. In realtà la sfoglia campanella è una sfogliata a forma di campana con all'interno una ricotta raffinata con un centrale di babà. E per mantenere la napoletanità abbiamo aggiunto, diciamo, il gusto di pastiera, quindi mi è sempre piaciuto in solo dolce unire i tipici dolci napoletani che sono babà, sfogliata e pastiera, e penso che ci siamo riusciti, diciamo, creando questa sfoglia campanella. Allora, Petrucci e Palazzo Petrucci, dove adesso ci troviamo, che è la nuova sede di Palazzo Petrucci, che prima era centro storico. Scarallo, lo chef di Palazzo Petrucci. Chirico è il grano per la pastiera, e la pastiera è la stratificazione che io dal 96 ho in carta, che è l'innovazione di un piatto da tradizione, dove io ho cercato di elaborare conoscendo la pastiera, conoscendo la tradizione, anche perché vengo da una famiglia dove a Pasqua ne arrivano e ne arrivano di pastiere, quindi c'è l'assaggio nonna, zia, mamma, moglie, cugina, sorella, quindi io ho cercato di interpretare un dolce che è fatto della gente, è fatto del popolo, quindi dandoci una veste diversa, la servo in questa coppetta Martini e la stratifico, quindi pasta frolla, grano messo a bagno come la classica pastiera, zabaglione con ricotta e vari aromi e profumi, e canditi. Quindi ho dato un volto diverso alla tradizione. Quindi quello che si mangia è la pastiera, ma una forma diversa, una consistenza diversa, ma resta quella, la pastiera. Allora, qui ospiti di Lino Scarallo a Palazzo Petrucci, lo chef stellato napoletano, abbiamo presentato noi della Chirico l'iniziativa Racconti di Grano, hashtag non solo pastiera, e successivamente Innovazione della Tradizione. Che cosa significano questi nomi? Sono in realtà i contenuti di questi nomi sono da una parte un concorso a premi nazionale che abbiamo fatto invitando chiunque appassionato di cucina a realizzare una ricetta a base di grano che non fosse una classica pastiera ma una qualunque tra un antipasto, un contorno e un dolce, e i finalisti sono stati premiati con una serie di premi di gadget, e poi abbiamo continuato l'evento con l'innovazione della tradizione, cioè significa quando la Chirico ha rotto il paradigma chiedendo diciamo alla mia madre di mettere il grano cotto in latta 50 anni fa, lo sta rifacendo ora comunicando l'uso del grano in qualunque tipo di ricetta al posto dei grassi, e quindi assolutamente non solo nella pastiera. Una battuta che ci contraddistingue quando facciamo gli eventi è mai possibile che Padre Eterno inventava un ingrediente per una ricetta soltanto. D'altronde il grano cotto è un cereale, la caratteristica di quello chirico cotto in maniera lenta per cui si gelifica l'amido è esattamente uguale al burro, eccetto che non ha i grassi e le calorie del burro.